BZ. Siamo contenti. Sì, siamo contenti. Ascolta, mi dispiace, io non ho capito il tuo nome. Ho capito il tuo, Vince. Giusto. Ma non ho capito il tuo. Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda. No. Voglio solo che sappiate quanto. Voglio solo che sappiate quanto ci dispiace che le cose siano andate a puttane tra noi e il signor Wallace. E noi ci siamo messi in questo affare con le migliori intenzioni, davvero. Non. Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione. Ah, non volevo farlo. Per favore, continua. Dicevi qualcosa a proposito delle migliori intenzioni, sì. Ma che ti prende? Ah, avevi finito. Interessante, ma non mi hai convinto, sai. Io un po' Marcellus Wallace che aspetto a... Cosa? Da che paese vieni? Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivi perciò Marcellus Wallace che aspetto a... Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? È nero! Vai avanti! Senza capelli! Secondo te sembra una puttana? Cosa? Secondo te, lui ha l'aspetto di una puttana? No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto, Brett! Hai cercato di fotterlo! Ma a Marcellus Wallace non piace farsi fottere da anima viva, tranne che dalla signora Wallace! Leggi la Bibbia, Brett! Sì, sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.